C'era un ricorso, Giacomo Gulizzi, presentato da alcuni esponenti del Partito Democratico, che fanno riferimento all'ex sindaco Angelo Fasulo, i quali non riconoscevano l'elezione dell'attuale segretario cittadino Peppe Di Cristina, avvenuta qualche settimana addietro. Oggi la commissione provinciale si è espressa nel merito rigettando proprio il ricorso. Sì, la Commissione Provinciale ha dichiarato che eh, tutti, gli, tutti i passi che sono stati effettuati per eleggere segretario a Giuseppe Di Cristina sono stati tutti dei passi ritenuti leciti dalla Commissione di Garanzia Provinciale. Adesso a loro spetta solamente, se vogliono, di fare ricorso in commissione regionale. La cosa invece che non, non va bene è che loro nei fatti, almeno nei manifesti, stanno organizzando un controcongresso. Come se eh, da un lato cercano la, la via diciamo, legale all'interno del PD con, con, facendo ricorso nelle commissioni provinciali, dall'altro non si capisce cosa stanno, vogliono ottenere. Ma nel ricorso presentato dall'ala che fa capo, come dicevamo, all'ex sindaco di Gela, Angelo Fasuro, loro cosa sostenevano? Loro sostenevano che i delegati che sono stati contabilizzati per l'anno 2013 dovevano essere invece quelli dell'anno 2015. Però siccome c'erano degli eventi successi all'interno delle, delle varie commissioni provinciali, quindi di fatto hanno accertato che l'operato nostro va bene, quindi Di Cristina è il segretario del PD. Però è inutile girarci attorno al problema, è un PD spaccato a gela. Sì, infatti dobbiamo riuscire a superare questa impasse. Cioè, la... Dobbiamo eh, lottare tutti per la città, dobbiamo capire che gli spazi ci sono per tutti e quindi io l'invito che faccio alla, alla vicina Fasulo è quella di riunirci attorno a un tavolo e cercare sempre di andare avanti e di non cercare le vie legali o di cercare di creare altri contro, contro congressi perché questo fa sì che fa stufare la gente di votare il PD. Quindi credo che questo modo di agire loro non, sta, non, non, non ci porti da nessuna parte. Tranne hanno idee, hanno idee diverse, che è quello di fare commissarare il partito, ma qui non si parla più di politica, ma si parla di distruzione del PD. E Dunque domenica prossima il congresso o il contro congresso, così come è stato definito, si farà ugualmente? Secondo me si, si tratta di un'assemblea di un'area, ma di un'area all'interno di, di un'area più grande. Perché non, non eh, voglio ricordare che l'area Lupo, che fa riferimento al, sempre all'area renziana, è all'interno di questa direzione, dove ci sono io, c'è il consigliere Cirini Ignotta, c'è la consigliera Romina Morselli e siamo tantissimi altri iscritti del PD che siamo sempre renziani.